Presentiamo il libro di Massimo Giuliani, Corpi che parlano, psicoterapia e metafora. Vi ricordo le prossime scadenze. C'è, per certo, per adesso c'è una presentazione che è il 26 gennaio. Il libro non ci saranno presenti due colleghi australiani per forza, per motivi di distanza, ma ci saremo io e Rico Valterini, che siamo il curatore, lui è il traduttore, sono un po' il curatore del libro. È un libro sui rapporti tra Deleuze e Gregory Bateson, quindi una nuova linfa vitale, insomma, scopriamo sempre nuovi filoni, no? Di studio e di lavoro. Dopodiché ci saranno altre presentazioni che però ancora non abbiamo datato. Una di queste sarà il libro di Giuseppe Cardamone, che è un detto psichiatra sistemico. Ah, ecco, è il libro a prova di neofagi di Fabrizio Bosca, che è un collega che è stato già qui un paio di volte a sentire, per esempio, Benvenuto, eccetera, e che ha scritto questo libro, Pro di Naufragi, che è un libro che non è soltanto sull'immigrazione, è un libro ben più complesso, comunque è un etnoclinico. La parola, grazie di aver presentato il libro per 100.000 mese, e grazie a voi di partecipare. Inizio io a... presentandomi, per chi non mi conosce, mi chiamo Gianluca Ganda, anche io sono didatta di centro. E ho l'onore e il ruolo in questo momento di presentare e stimolare anche le domande, presentare il libro di Massimo Giuliani, Corpi che parlano, psicoterapia e metafora. Ci sono delle parole interessanti. Il fatto che ci siano corpi e metafore qui, in questo libro, trovo che non sia subito individuabile il senso di questo accostamento, di queste parole. È anche interessante che ci sia un parlare, perché i significati delle cose che ci possono essere qui sono tanti, sono anche di più di forse di quelli che possono apparire. Questo, se vogliamo, è anche uno dei sensi della metafora. Il libro parla tanto di metafora, ma nel parlare di metafora affronta tanti discorsi. Ci dice cos'è la metafora e cosa non è la metafora. La metafora sembra essere una figura retorica in cui si dice qualcosa al posto di qualcosa d'altro. Non è solo questo, o anzi, è molto di più. Il dire qualcosa al posto di qualcosa d'altro forse non è l'essenza della metafora, soprattutto non è l'essenza della metafora nella terapia. Direi questo potrebbe essere un primo spunto di riflessione, però anche questo potrebbe essere una prima cosa. A me venivano in mente, intanto che ci parlavamo, tre situazioni. Una di una terapia che ho fatto ieri, di una persona che ha una liaison con un collega, e dopo un po' di tempo in cui si erano un po' rotti i rapporti, il collega le manda un messaggio dicendo ma che silenzio, e lei dice beh, non ti ho scritto niente, e su questo abbiamo iniziato un pochino a parlare del fatto che forse il senso di quel messaggio lì poteva essere tante cose. Oggi una persona che viene da Sud America, una donna, mi dice ho avuto un'infanzia terrificante, ho odiato tutta la mia famiglia, ho odiato infatti anche il Natale, e ho odiato il Natale e Babbo Natale. Poi dico ma che regali hai ricevuto quest'anno? No, quest'anno ho ricevuto un sacco di regali, e allora le ho chiesto se avesse migliorato la sua relazione con Babbo Natale. Lei si è messa a ridere, divertita di questa cosa qua, e su questo abbiamo iniziato a parlare delle relazioni che stanno dentro questo Babbo Natale. Un'altra cosa particolare che mi colpiva, che mi è venuta in mente un sacco di tempo fa, in uno dei primi convegni di terapia della famiglia, c'era un collega che parlava di metafore e diceva che con gli ossessivi usava la metafora della Juventus: siete bianconeri, no? Poi
io che sono juventino dicevo, beh, insomma, bianco e nero stanno insieme, è già una cosa un po', è un passo avanti forse per un ossessivo riuscire a tenere, magari qualcun altro invece si scandalizzerebbe di una cosa che oppure non mi piacerebbe la metafora juventina. Di sicuro la cosa che mi strideva è il fatto che ci possano essere delle metafore precostituite, preconfezionate. E questo è un tema che nel discorso che Massimo ha affrontato viene fuori tanto. Metafore che non sono intese come metafore, metafore che sono utili, che bisognerebbe capire un po' di più su quando sono utili, metafore precostituite, preconfezionate, che sono un po' come un cibo messo nel microonde, che sicuramente non è fatto di ingredienti freschi, non si sa l'effetto che fa. Ecco. Non so se questo potrebbe già bastare per introdurre un po' di discorsi e poi magari riprendiamo con altre cose, con altre domande. Sì, intanto grazie a tutti quanti, io sono Massimo Giuliani, frequento questo posto da un po' di tempo, insomma sono stato allievo, poi adesso sono didatta, faccio altre cose, mi occupo della rivista che si pubblica qui dentro, approfitto per rendere nota l'esistenza di Connessioni, che fino a qualche tempo fa era una rivista di carta, era difficile da trovare, adesso arriva a casa vostra, è una rivista telematica, la trovate in internet, sono usciti i primi due numeri. Grazie al Centro Milanese, grazie a Gianluca Gando, grazie a Pietro Barbetta che anima questa fila di eventi, grazie a Jacqueline Terradosco. Io mi sono addentrato nel territorio della metafora e ho trovato che sia più facile capire che cosa la metafora non è prima che cosa la metafora è. E questo perché abbiamo un sacco di idee precostituite sulla metafora, no? Probabilmente abbonda anche una certa letteratura sull'uso, si dice, no? Sull'utilizzo della metafora in terapia, no? Sappiamo che la metafora è un espediente retorico più o meno efficace per dire qualcosa al posto di qualcos'altro, qualcosa deve avere un suo effetto strategico, retorico, eccetera. Ecco, allora, la prima cosa che ho scoperto è che la metafora non si usa. Non è possibile usare una metafora quando noi siamo nel dominio del linguaggio metaforico, siamo in un dominio in cui nessuno usa nessuno. Nessuno usa niente, semmai, come dire, in una certa misura si potrebbe dire che la metafora usa noi, ma se ne può discutere. Un'altra cosa che ho pensato è che certamente quello che diciamo di solito della metafora è più, come dicevi tu, che la metafora è dire qualche cosa al posto di qualcos'altro, no? E normalmente nel linguaggio letterario, nella poesia, la metafora questo è, no? È dire qualcosa per dire qualcos'altro. Io penso che in un certo senso la metafora non sia tanto dire qualcosa al posto di qualcos'altro, ma dire qualche cosa che c'entra con qualcos'altro. La metafora è un collegamento ipertestuale, ancora, no? Fateci caso, probabilmente il linguaggio del digitale e del virtuale ricorrerà con una certa frequenza stasera quando parliamo di metafore. La metafora è dire qualche cosa che c'entra con qualcos'altro, non al posto di qualcos'altro, è qualcosa che si mette a fianco a qualcos'altro. Tutto quanto è cominciato, il mio pensare sulla metafora, no? È cominciato per caso un giorno. Allora, non so precisamente che giorno era, ma se riuscissi a collocarlo sul calendario vi potrei dire in che giorno è cominciato questo libro. C'è cominciato un giorno, è raccontato nel libro, un giorno che ero in seduta con due genitori preoccupati perché il loro bambino faceva delle cose strane, si scorticava la testa, no? Si grattava fino a farsi sanguinare, si faceva cadere capelli, brandelli di pelle, eccetera. E io a un certo punto dico, senza pensarci, in realtà non c'era un'idea, non c'era una strategia, è successo, no? Quando dico che noi siamo usati dalla metafora, intendo qualcosa che ha a che fare con quello che è successo quel giorno, io dico così senza pensarci, caspita, chissà che grattacapi avrà questo bambino, no? E poi lì per lì mi sono fermato, ho pensato di aver esagerato, no? Ho pensato di aver fatto una battuta troppo irriverente,
pensato di essere sembrato insensibile. A quel punto, quando dico chissà che grattacapi avrà questo bambino, questi due genitori si fermano, fanno un sospiro, si guardano come per mettersi d'accordo, come per dire senti, siamo qui, dobbiamo parlarne. E cominciano a parlarmi di tutta una serie di guai nella storia della loro relazione, nel loro matrimonio, eccetera. Tutta una serie di guai di cui i loro figli erano testimoni, tutta una storia dolorosissima di rifiuti, di conflitti, di abbandoni, eccetera. No? Allora, mi ha colpito una cosa. Ecco, intanto io non intendevo in nessun modo parlare di grattacapi al posto di qualche altra cosa. Grattacapi non era qualcosa che stava al posto di preoccupazioni, non era neanche qualcosa che stava al posto di scorticarsi la testa fino a farsi sanguinare, ma era qualcosa che stava in un certo senso nell'intersezione fra tutte e due, che era connessa con tutte e due, no? Era una specie di ponte tra un concetto e l'altro, una specie di ponte tra il mondo fisico e il mondo metaforico, insomma, no? Allora, in un primo momento ho pensato di aver contravvenuto a qualche tipo di regola della buona creanza conversazionale, insomma. Invece poi, con sorpresa, ho visto che questi due genitori hanno raccolto la mia metafora come un incoraggiamento a andare al cuore di qualche cosa. Un'altra cosa che ho considerato è che se quel pezzo di conversazione si fosse svolto in qualunque altro contesto, no? Probabilmente sarebbe stato, avrebbe avuto un effetto diverso, nel senso che se parlate con qualcuno, se siete a casa vostra o al bar o in qualunque altro contesto e questo qualcuno vi parla di una preoccupazione del genere rispetto al figlio e voi gli dite, caspita, chissà che grattacapi avrà questo bambino, probabilmente per quell'intervento suona come una battuta decisamente poco rispettosa. E quindi la domanda che mi sono posto quel giorno era: in virtù di che cosa, no, in quel quadrato che è la stanza di terapia, vigono delle regole conversazionali, un regime conversazionale differente dalla vita normale? E se ci pensate, si tratta di un set di regole che è più vicino piuttosto a, non so, a quello del teatro o al cinema, no? Il cinema è un rettangolo dentro il quale c'è qualcosa che non è vero, ma che noi assumiamo che sia vero e facciamo come se lo fosse. Tanto che ci crediamo, piangiamo, ridiamo, ci commuoviamo, no? Come se quella roba lì fosse qualcosa di diverso che un fascio di luce colorata, come se ci fossero veramente persone che vivono delle situazioni, che attraversano delle vicende, eccetera. Allo stesso modo il teatro, no? In virtù di che cosa, su quello spazio, se io vedo un cubo e un parallelepipedo, non penso quelli sono un cubo e un parallelepipedo, ma penso sono una stanza arredata, no? E decido di partecipare a questa specie di delirio condiviso e consensuale, insomma, per cui facciamo tutti insieme come se quella fosse una stanza e come se lì dentro stessero succedendo delle cose. Quel quadrato, che è il quadrato della stanza di terapia, in qualche modo aveva qualche cosa in comune col rettangolo dello schermo cinematografico, con lo spazio del palco, della rappresentazione. Peraltro, il modo che piace a noi di fare psicoterapia ha degli elementi teatrali formidabili, no? Il momento più esaltante, no? È quel momento in cui si spegne la luce in stanza di supervisione e si apre il sipario, no? E comincia la rappresentazione, insomma. C'è qualche cosa che è teatrale e cinematografico insieme, perché comunque c'è quel rettangolo di vetro che somiglia molto a uno schermo. Ecco, che voglio dire, un'altra questione è questa, no? Quindi sono in un dominio dove le metafore non le scelgo, non le cerco, no? Forse mi scelgono, non so bene. Certamente quello che succede assomiglia molto poco da vicino a una decisione strategica di cercare una immagine più convincente possibile, eccetera. Cosa che io mi ricordo, insomma, io ho passato un po'. Io sono arrivato al centro milanese che ero già anzianotto come allievo. Avevo fatto altre formazioni, avevo frequentato altri contesti, eccetera. Insomma, mi ricordo situazioni in cui no, si era dall'altra parte dello specchio e si diceva: oh, adesso costruiamo una bella metafora,
no? Allora si cominciava a mettere insieme un sacco di elementi, no? Questi due, questa coppia, che cosa ci ricordano? Ma potrebbero essere, non so, due piatti della bilancia. E si cominciava. Ma capite che era una situazione molto diversa, no? Nel primo caso, nel caso che vi ho raccontato prima, nella storia che vi ho raccontato prima, quella del grattacapo, in realtà non c'è stato un momento effettivamente in cui in un retrobottega o in un dietro le quinte io mi sono messo a ragionare su quella metafora, no? È accaduto, la metafora ha attraversato la stanza, l'abbiamo acchiappata e sono successe delle cose. Quello che di solito pensiamo quando pensiamo all'uso, all'utilizzo della metafora in terapia, assomiglia molto a quella roba che succedeva prima, no? In cui quello che si costruiva era un'immagine metaforica, allegorica, che poi si restituiva alla famiglia e molto spesso poi la famiglia annuiva e per rispetto ci diceva, come dire, ci dava ragione, insomma, però con la convinzione di quello che riceve gli esami del sangue, dei quali insomma non capisce niente, ma accetta le spiegazioni del dottore per fiducia, insomma. Ecco, c'è una cosa. Bateson ha detto qualche cosa di interessante riguardo alle metafore costruite dalla finalità cosciente, no? Cioè metafore costruite proprio per colpire, per avere un effetto. E lui diceva che questo genere di metafore erano piuttosto delle allegorie, non avevano molto a che fare col pensiero metaforico, era una metafora drogata dalla finalità cosciente e per lui, insomma, diciamo, queste invasioni della finalità cosciente erano, come sapete, una specie di bestemmia, no? Contro le relazioni, contro l'ecologia, contro in sostanza un modo rispettoso, a proposito di rispetto, no? Di stare insieme, e di conversare, perché diceva questa è una metafora che serve per condizionare persone, per manipolare, eccetera. No? La metafora è un po' come si usa in pubblicità, nel linguaggio della politica, no? È un linguaggio persuasivo, un linguaggio che deve arrivare a colpire un bersaglio. Ecco, lavorando un po' su questo concetto, io ho scoperto, insomma, diciamo, mi sono appassionato a un modo di non utilizzare le metafore, ma di accogliere il pensiero metaforico nella conversazione terapeutica, che non assomiglia per niente all'uso deliberato di una freccia o di un'arma per colpire un bersaglio. È piuttosto un modo di affidarsi, no, alla relazione, alla conversazione e vedere che cosa succede. Noi oggi pomeriggio abbiamo assistito a una seduta condotta da Pietro Barbetta. Io avrei voluto annotare un sacco di cose perché era un'esperienza interessantissima dal punto di vista sotto il profilo del linguaggio metaforico, ma c'è stato un finale che era poetico, insomma, no? Nel senso che dopo una seduta molto, molto, molto complessa, molto articolata dal punto di vista di quello che è successo, e il terapeuta, cioè Pietro Barbetta, è tornato di là, ha detto una cosa interessante che è successa oggi ha a che fare con un vecchio e un bambino che si sono parlati. Bam, finale. Allora, capite che un finale del genere, parlare in questo modo con le persone, ha molto poco di strategico, è piuttosto un modo di evocare immagini, connettersi, creare delle cose e stare un po' a vedere, insomma. È un modo talmente poco strategico di stare nella relazione terapeutica che assomiglia, non mi ricordo più chi l'ha detto, che ha parlato della strategia di chi disarmato non sa a chi si consegna, insomma, no? Allora, noi siamo qui dentro, insomma, al centro milanese che è, diciamo così, il tempio del Milan Approach, no? Allora, possiamo ricordare che domani non è un giorno qualunque? Cosa? Ricordiamo che domani non è un giorno qualunque del calendario, domani è il 12 gennaio, no? E quindi insomma un pensiero a Luigi Bosco lo rivolgiamo. Ecco, allora il Milan Approach, prima di essere un modo di fare terapia, prima di essere un modo di fare le cose, è una storia bellissima perché è veramente un attraversamento, insomma, una storia di cambiamento, una storia in cui degli uomini che hanno avuto delle idee importantissime, si sono messi in discussione, hanno rivisto le loro idee, le hanno corrette, le hanno trasformate.
e le hanno fatte diventare un'altra cosa. La storia del Milan Approach è la storia di un modo di lavorare che parte come un modo molto interventista, strategico, no? Guidato da una fortissima finalità cosciente, no? E che nel corso del tempo si è, possiamo dire, lavato, purificato dalla finalità cosciente e ha lasciato spazio alla fiducia nel potere trasformativo della relazione, qualcuno direbbe della conversazione, eccetera. E mi sembrava che pensare alla metafora in questi termini fosse molto significativo in questa chiave, nel senso che mi interessa molto che cominciamo a fidarci un po' di meno, no? Di tutto quello che ci siamo detti fino adesso, che appunto la metafora è un modo per far passare delle cose di traverso, un modo per dire delle cose senza dirle, eccetera. Mi piacerebbe che cominciassimo a pensare di più alla metafora come un modo di stare nella relazione, un modo in cui anche il terapeuta si abbandona, no? E abbandona qualunque intento manipolativo, strategico, ingegneristico, eccetera, e per entrare nella relazione, nella conversazione con la sua storia. Questo libro si chiama Corpi che parlano, perché la metafora ha a che fare con il corpo, la metafora ha a che fare con il corpo, cioè la metafora, il pensiero metaforico non è niente di più e niente di meno che la prova definitiva che la mente e il corpo non sono separati, no? Il pensiero metaforico è il modo in cui il corpo pensa. Noi ci muoviamo nello spazio con un corpo, facciamo delle cose nel mondo fisico e poi abitiamo un mondo non fisico, che è il mondo delle emozioni, il mondo degli affetti, il mondo dei sentimenti, il mondo degli eventi non tangibili. Allora, considerate come senza un linguaggio per descrivere quello che il nostro corpo fa nel mondo fisico non avremmo nessuna possibilità di parlare di eventi non fisici. Cioè, tutte le volte che parliamo di amore, amicizia, tristezza, felicità, eccetera, dobbiamo per forza usare un linguaggio che è il linguaggio del corpo. E noi non ce ne accorgiamo di quanto del nostro linguaggio di tutti i giorni sia metaforico. Il nostro linguaggio di tutti i giorni, per esempio, è in gran parte ricalcato su un linguaggio che è nato per parlare di moto nello spazio. No, di moto nello spazio e di caratteristiche fisiche. Quando diciamo la lezione di oggi è stata pesante, per esempio, noi non ci accorgiamo che stiamo ricorrendo a un registro metaforico, dove pesante è chiaro che non significa che è qualcosa che si possa mettere sulla bilancia, ma in che modo potremmo esprimere ancora di più, prima ancora che esprimerlo, in che modo potremmo concettualizzare, in che modo potremmo pensare una cosa del genere se non avessimo il linguaggio del corpo, no? Noi diciamo che è stata una lunga esperienza, per esempio la lunghezza ancora una volta ha a che fare con lo spazio, diciamo che ci sentiamo su e ci sentiamo giù, e su e giù ha a che fare con le dimensioni spaziali, e diciamo cose come non ci sto dentro, oppure diciamo cose come sei fuori, dentro e fuori sono delle dimensioni spaziali. E se ci pensate, non c'è nulla che potremmo dire dell'esperienza non fisica se non avessimo l'esperienza del corpo. C'è un signore, ci sono due studiosi in particolare, due psicologi americani, uno è George Lakoff, un altro è Steven Pinker. George Lakoff spiega come, per esempio, non potremmo concettualizzare il tempo se non avessimo un'esperienza del corpo nello spazio fisico. Cioè, noi pensiamo col corpo. Noi pensiamo al passato, al futuro e a noi che ci muoviamo tra il passato e il futuro passando per il presente, perché abbiamo esperienza di quello che succede quando ci muoviamo lungo una traiettoria nello spazio fisico e immaginiamo che il futuro si avvicini, perché quando ci muoviamo nello spazio fisico gli oggetti davanti diventano sempre più grandi e quelli indietro si allontanano. Tutto questo dà forma alla nostra idea del tempo. Io non mi domando come potremmo pensare a una cosa come il tempo se non avessimo l'esperienza del mondo fisico, no, la questione è ancora più radicale, cioè il tempo è qualcosa che esiste e che noi descriviamo in questo modo, oppure il tempo stesso di per sé è una concettualizzazione perché noi, come dire, sulla scorta delle nostre esperienze del mondo fisico riusciamo a ordinare gli eventi della nostra vita in una successione, no, spazializzata, che poi diventa il tempo. Nella
teoria della complessità, se usiamo la lente della teoria della complessità, spazio e tempo sono proprietà emergenti di un'azione. Quindi spazio e tempo sono anch'essi metafore, in qualche modo. Concetti sono metafore. Sì. Dici, se è possibile cogliere l'esperienza solo col corpo e con molto esercizio, però poi sorge un problema inevitabile, che se vogliamo in qualche modo non solo condividere la nostra esperienza, ma persino pensarla, rifletterci su, dobbiamo entrare in quello che tu dici essere il pensiero metaforico. Dobbiamo sì. in qualche modo metaforizzare, dobbiamo tradurre, no? La metafora ha nel suo etimo il trasferimento, no? Da lì quel discorso che tu dicevi anche di analogia nella metafora. Penso che nel leggere questo libro intanto si acquisisca una particolare lente, che anche lente è una metafora. Intanto... anche metafora è una metafora. Sì, io l'ho scritto. La metafora è una tecnica, forse, ma la metafora è anche la metafora di tutte le tecniche. Detto così è un discorso che sembra astruso. Ma nel discorso che può venire fuori qui dal libro c'è in qualche modo il tentativo, la proposta di superare una visione meramente strategica della terapia. Tutte le tecniche, nel momento in cui sono tecniche e sono inchiodate al muro come tecniche, sono prodotti da finalità cosciente e possono intervenire nel dialogo con gli altri con una finalità cosciente, secondo la finalità cosciente. Una delle ragioni per cui non riesco a pensare al linguaggio metaforico come qualche cosa che mi permette di controllare la relazione o di ottenere degli effetti è che in realtà il linguaggio metaforico è qualche cosa che mi fa stare in quella relazione, come posso dire, col mio corpo, con la metafora, il corpo che parla. No, è il corpo che parla, cioè capite quanto poco ha a che fare il linguaggio metaforico con qualche tipo di trucco intenzionale e quanto invece ha a che fare con me che mi espongo nella relazione e lascio parlare il mio corpo e la sua storia, insomma. Allora mi viene subito una prima domanda che iniziamo dal ma da dove viene fuori una metafora in terapia? Vengono costruite delle metafore, no? Nel libro ci sono vari esempi di metafora. C'è la metafora che può essere data come reframing, ma c'è anche la metafora che è la ricostruzione di quello che avviene, della storia che avviene in un sistema, unendo dei punti che sono sparsi nello spazio e nel tempo. Ci sono due storie particolari in questo, ce n'è una in particolare, la storia di quella ragazza che arriva in terapia, che è tossicodipendente e che si prostituisce. E nel parlare con Massimo, poi viene fuori che c'è un riferimento molto forte al passato, con abusi, eccetera. E Massimo rimanda adesso la metafora giusta, non la ricordo, non la riesco a dire bene come poteva apparire, però... Racconto, cioè, breve. Beh, allora, sì, raccontala. Il contesto è una comunità terapeutica. Questa ragazza arriva e si presenta dicendo che è una tossicodipendente e si prostituisce. La prostituzione per lei sembra un elemento cruciale della sua situazione, insomma forse più importante della droga. Mi racconta del fatto, del ricordo di essere stata ripetutamente abusata dal padre, da bambina. Lei non dice abusata, però racconta una storia che lei non sa come classificare, in realtà non riesce a classificare come abuso perché è una storia che lei conserva talmente intrecciata persino di tenerezza, no? Che non riesce a classificare come qualche cosa di traumatico, di offensivo.
È offensivo. Cioè, la storia che racconta è questa: del papà che tutte le sere andava a trovarla nella stanza da letto, infilava le mani sotto la coperta e quando se ne andava le lasciava una monetina sul comodino e le dava un bacio, no? Allora, il dono della monetina, il bacio, no? Erano elementi che venavano di dolce e di tenero questo evento che si ripeteva, tanto da rendere impossibile classificarlo per lei come una violenza. Allora, quando mi racconta questa storia, io ho un sussulto e lei si incuriosisce al mio sussulto e io mi sorprendo che lei si sorprenda del mio sussulto. Tante persone hanno avuto un sussulto quando Ce raccontiamo la sua storia. l'avete avuto un sussulto? No, perché voglio dire, Questo è un qualcosa sembra. che si fa sentire. Infatti, no, il mio sussulto era legato al fatto che trovavo un rapporto, come dire, metaforico, ineludibile, no? Tra l'esperienza della prostituzione e questo ricordo della ragazza. Tant'è vero che lei mi chiede ragione del mio sussulto, io dico, mi pare che ci sia una somiglianza, no? Tra queste due questioni importanti, no? Da una parte lei è preoccupata del fatto che ha passato gli ultimi anni della sua vita a prostituirsi, dall'altra c'è questa immagine che mi sembra, come dire, ci sono queste due immagini che trovo sovrapponibili l'una all'altra, no? Il papà che entra in camera, abusa di lei, le lascia un soldino e oggi le dico ci sono degli uomini che entrano nella sua stanza e poi le lasciano dei soldi. E lei sbarra gli occhi come per dire come mai non ci avevo, come è possibile che non ci avessi pensato. No? Allora, questo è un fatto insomma molto piccolo che io ho ricostruito a memoria. È un dettaglio di questa seduta che mi è rimasto molto impresso. No, mi sono domandato il senso di quella sorpresa, no? E di quello che ci siamo detti. Nel senso, cioè, che cos'è che è successo? No, si può pensare che questa ragazza torni in qualche modo sul luogo del delitto, no? Ha un'esperienza che non riesce a classificare, che non riesce a catalogare, alla quale non riesce a dare un senso, un nome, eccetera. Allora bisogna tornarci tutti i giorni e poi tornarci e poi tornarci e poi tornarci, come una specie di equazione a ripetere, insomma, senza poter uscire da questo circolo vizioso. È questo che è successo? O è semplicemente il fatto che io, come osservatore, terapeuta, ho colto due elementi, diciamo, ho colto un'architettura in questa storia, no? Due elementi simmetrici che sostengono questa storia e ho restituito a questa ragazza che questa storia è sorretta da due elementi simmetrici, come un'architettura perfetta, eccetera, no? Dove in questo secondo caso in realtà non c'è nessuna interpretazione di cause ed effetti, no? Non c'è lei che fa delle cose perché ne ha fatte altre, eccetera, ma è un modo di dire la tua storia, come dire, ha una forma, no? E noi in fondo strabuzziamo gli occhi quando ci accorgiamo che una storia ha una forma. E intravediamo questa forma. Allora, come dire, io non so chi fosse responsabile di quella metafora, non so se questa ragazza ha passato la vita a costruire una metafora di quell'evento per tornarci su e guardarlo meglio, non so se sono io l'artefice della metafora, no? Però quello che vedo è che rintracciare questi schemi che ricorrono nelle storie ha un senso. Questo abbiamo avuto qualche scambio prima di incontrarci oggi. Tu mi chiedevi conto di una cosa che dico quando dico che la metafora non è una somiglianza tra cose, ma una somiglianza fra strutture e relazioni. Non è che il papà assomiglia ai clienti della prostituta, il papà dentro la stanza che lascia la monetina assomiglia al cliente dentro la stanza che lascia delle banconote, no? Queste sono le strutture. E noi, cioè, questo è veramente il nostro modo di pensare. Noi pensiamo così, sovrapponiamo delle strutture che si assomigliano e una richiama l'altra, riconosciamo una perché conosciamo l'altra. No, di questo si è interessato molto l'altro psicologo che vi dicevo, Steven Pinker, che si è divertito a intervistare gente per trovare tracce di questa operazione, di quelle che lui chiama strutture metaforiche astratte. Lui ne racconta qualcuna, racconta di questo signore che va dal barbiere a tagliarsi i capelli e
e esce insoddisfatto perché il barbiere non gliele ha tagliati abbastanza. E mentre esce dal negozio del barbiere, pensa a quella volta che chiese a sua moglie una bistecca ben cotta, ma rimase deluso perché non era cotta abbastanza. No? Allora è chiaro che il barbiere non assomigliava in nessun modo alla moglie, almeno spero. Ma erano le strutture che si assomigliavano, era il barbiere, il taglio dei capelli e l'insoddisfazione che richiamava alla struttura. Noi conosciamo gli eventi della nostra vita così, prendiamo delle strutture e cerchiamo delle strutture simili per interpretarle, per dargli un senso, no? E per darci conto delle emozioni che quella situazione ci suscita. Quanto ha a che fare questo fatto che noi pensiamo per strutture metaforiche astratte con il fatto che, per esempio, in terapia sperimentiamo delle cose che gli psicoanalisti chiamerebbero, per esempio, transfert, no? Quanto c'entra tutto questo con il fatto che noi, quando siamo in terapia, in qualche modo la viviamo, almeno in parte, in un modo che assomiglia al modo in cui abbiamo vissuto qualche altra relazione precedente? Io penso che tutta questa roba qui sia un po' la stessa cosa, cioè renda conto del fatto che noi pensiamo per strutture metaforiche astratte. Una cosa che io racconto è che un periodo che stavo vedendo una signora, una donna cinquantenne, una donna single, che mi racconta fra le altre cose, insomma, è una signora che io ho cominciato a vedere perché era una donna che si era dedicata completamente ai genitori, insomma, viveva per loro, li ha persi nell'arco di 2 mesi e si è ritrovata senza un senso, insomma, ha cominciato ad avere sintomi. C'era un signore, un vicino di casa, che si stava interessando a lei, che le chiedeva di uscire, no? Allora, questa donna qui, questa signora aveva un dilemma, nel senso che per accettare di uscire con quest'uomo aveva bisogno di conoscerlo un po' meglio. No, io non esco con uno semplicemente perché me lo chiede, insomma, quindi se non lo conosco un po' meglio non ci esco, ma come faccio a conoscerlo un po' meglio se non ci esco? E quindi, insomma, ho fatto un po' di sedute dentro questo loop, dice cosa devo fare, dovrei uscirci per conoscerlo, ma però se non lo conosco non esco, e ci eravamo incartati per un po' di sedute su questa questione, no? Io un giorno alla guida della mia vetturetta mi trovo a un incrocio, arrivo a uno stop e mi trovo in difficoltà, no? Perché non so se avete presente, ma delle volte ci sono certi stop, certi incroci dove non si vede niente fuori oltre la linea dello stop, no? Allora hai bisogno di andare un pochino avanti con la macchina per vedere se passa qualcuno, però finché non sai se passa qualcuno non puoi andare avanti con la macchina, no? Perché sennò rischi un guaio. In quel momento io ho una visione, vedo la mia paziente, no? E questa è una struttura metaforica astratta. È chiaro che la mia paziente non somigliava alla mia macchina e il mio problema non era di uscire con un giovanotto, ma la struttura uscire, guarda caso, no? Uscire è una parola polisemica perché è anche metaforica. Lei non poteva uscire se non poteva vedere oltre, no? E anche io non potevo uscire se non potevo vedere oltre. Questo non è strano, è esattamente il modo in cui pensiamo. Quando Gregory Bateson parlava del sillogismo in erba, no? Diceva qualcosa di questo genere, diceva: guardate, noi hanno insegnato che questa roba qui, l'uomo erba, no? È un errore della logica e quindi dobbiamo espellerlo dal nostro pensiero. Non so se avete presente il sillogismo tradizionale, quello della logica aristotelica, cosiddetto sillogismo in barbara, perché in barbara è un'espressione che serve per ricordare 3A, che perché è un sillogismo composto da 3 universali a qualcosa, insomma, che è quello che dice l'uomo. Dunque, tutti gli uomini sono mortali, Socrate è un uomo, dunque Socrate è mortale. L'altro sillogismo, quello bandito, no? È quello che dice no, l'uomo è mortale, l'erba è mortale, dunque l'uomo è erba. No? E questa roba l'insegnante di filosofia ci dice, la dovete, no, dimenticare perché è un errore della logica, un errore del pensiero. Bateson diceva, no, un accidente, questa è una parte fondamentale del nostro pensiero perché rappresenta il pensiero metaforico. L'uomo erba è una metafora. È il pensiero metaforico, è il pensiero, è il linguaggio della poesia, è il linguaggio del sogno, no? In sogno ha senso che l'uomo erba. D'altra parte, no? Se io vengo qui, voi siete seduti in questa stanza, io entro, allargo le braccia e vi dico:
l'uomo è erba, no? Voi che pensate? C'è una probabilità che qualcuno pensi che io abbia bisogno di cure, insomma. Però probabilmente qualcuno penserà anche che sto parlando della caducità della vita, per esempio, no? Perché l'uomo è erba significa che l'uomo è fragile, significa che è esposto alle intemperie, significa che può essere calpestato, no? Però questa è una cosa interessante. In realtà l'uomo è erba non significa, non è qualcosa che sta al posto di qualcos'altro nella misura in cui l'uomo è erba significa l'uomo è fragile. L'uomo è erba significa l'uomo è erba. Cioè nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura. Non significa, sapete, ero intorno ai 35 anni e ho attraversato un momento di grave crisi religiosa e personale, un accidente, lo sentite che non è la stessa cosa? Non è la stessa cosa. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura significa né più né meno che nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura. Non è possibile tradurre una metafora, non è una cosa che significa qualcos'altro, è una cosa che certamente ha un collegamento con qualcos'altro, ha un collegamento che io chiamo ipertestuale, no? Nel senso che l'ipertestualizzazione è quel passaggio per cui le cose diventano tante altre cose, no? Ma non è una traduzione diretta. Vedete in che senso la terapia non è un posto dove io dico qualcosa per dire qualcos'altro, ma è un posto dove io invito le persone a trasferirsi su un altro piano, a trasferirsi al piano di sopra, no? Dove dove si pensa in un altro modo, dove è il corpo che parla e dove i significati non sono univoci, ma sono tanti, sono diversi a seconda del momento, delle persone che ascoltano, esattamente come per l'esperienza artistica. Un'altra cosa, se posso citare qualche segmento di quella seduta, no? È stata un'esperienza interessantissima, perché Pietro a un certo punto ha cominciato a parlare con il bambino di questa famiglia e hanno cominciato a parlare metaforicamente, no? Hanno cominciato a parlare di un crepaccio, che è un posto dove si può precipitare, ma è un posto dove si può venire recuperati se qualcuno ti lancia una scaletta, no? Ma tu devi voler prendere quella scaletta oppure puoi non volerla prendere, no? E forse qualche volta è differente anche chi è che ti lancia quella scaletta, se è qualcuno della famiglia, se è un amico, eccetera. Allora il terapeuta, che era Pietro, conversava col bambino su questo piano metaforico e c'era un'altra parte della famiglia che erano gli adulti che non gli stavano dietro. E questa è una cosa interessante, no? Nel senso che era Bion che diceva che le persone vanno in terapia quando hanno perso la capacità del sogno diurno. No, io penso che la metafora abbia a che fare col sogno diurno, penso che il sillogismo in erba di Bateson abbia a che fare con il sogno diurno. Il sogno diurno è l'accedere a quel linguaggio, no? A quel dominio in cui l'uomo è erba, tra virgolette, ha senso, no? E allora, pensando a Bion, penso per esempio alle situazioni in cui in terapia le persone non hanno metafore, no? Ti parlano in modo fattuale, concreto, oppure tu provi a introdurre, no, il livello metaforico del linguaggio e non ti seguono. E questo dal punto di vista, come posso dire, prognostico, no? È enormemente importante, ma anche proprio per valutare l'intensità della sofferenza. Allora, voi poi direte, ma insomma le persone stanno male, hanno dei problemi perché non metaforizzano o non metaforizzano perché hanno dei problemi? Forse tutte e due, no? I sistemici se la cavano sempre così, no? La causalità circolare. Io penserei di più perché non metaforizzano, hanno problemi. Prego. No, se posso dire, ho letto il libro 2 anni fa, quando era uscito sul libro, poi l'ho ripreso un sacco di stimoli bellissimi stasera, tra l'altro, e stavo pensando che leggendo questo libro ho capito fondamentalmente che cosa io cerco di fare con tutta una parte dei miei pazienti che vivono con una diagnosi di psicosi o di schizofrenia, no? Lo schizofrenico per eccellenza non è in grado, quantomeno lui parla per metafore, ma per lui la metafora è fattuale. Ci crede. Esatto. Sì. E collassano, no, i due mondi. È il processo inverso che noi cerchiamo di fare con il paziente con diagnosi di psicosi, cioè sappiamo che lui ragiona per metafore che non riesce a riconoscere e quindi cercare di fare il collegamento con qualcosa che è stato.
questo è difficilissimo e io non sono mai riuscita a dare bene un nome a questo processo che cerco di fare. Cioè, questo libro dà un sacco di spunti. E mi è venuto in mente anche come il primo anno, nel 2012, tu ci hai fatto un bellissimo seminario quando si raccontava la storia del Milan Approach, dove facevi proprio la metafora della musica del jazz con... E noi, quando ci farai mai una lezione sulla metafora? Quando ci farai mai una lezione sulla metafora? La metafora non si può insegnare, no? Forse... Non è una tecnica, questo è il guaio. Non è una tecnica. E non c'è nessuna possibilità che una metafora che ha animato una mia seduta, diciamo, possa essere utile anche a te, per dire, no? A chiunque altro. Io racconto dei passaggi di sedute qui. Quello che mi ricordo, secondo me, colpisce, racconto. Spero di aver reso i personaggi nella loro plasticità, però c'è la storia del chitarrista. C'era questa coppia che era interessantissima. Lui, un operaio, che nel tempo libero assembla chitarre e amplificatori, no? Ascolta la musica degli AC/DC e dei Guns N' Roses. Questi erano i suoi due gruppi preferiti. La moglie è un personaggio piuttosto mite, no? Che era cresciuta in oratorio con altri modelli musicali, no? E loro assomigliavano molto a questi modelli, diciamo. E in un momento della terapia la moglie aveva avuto uno scontro con uno dei figli per una questione di telefonino, cose banali di questo genere, non te lo prendo, eccetera. Il figlio si era fortemente ribellato e l'aveva aggredita, e arriva il padre e gli dice: non parlare così con tua madre, adesso vai subito in camera, se no ti stacco la testa, una cosa del genere. Ti prendo per i capelli. Ti strappo i capelli, una cosa del genere. E allora lui si aspettava, insomma, la riconoscenza della moglie che l'aveva salvata dal figlio imbizzarrito, e lei gli dice: ma come fai a parlare così con i tuoi figli? E quel giorno in seduta dicono: sono completamente incartati su questa cosa, no? Lui dice: insomma, io voglio dire, gli ho dovuto dire il fatto suo perché non poteva permettersi. E lei dice: ma così li spaventi, che rapporto pensi di avere con loro, eccetera. E conoscendo un po' della vita di tutti i giorni di questi due, dico: ma in fondo voi siete come due, sapete, quelli che davanti a una canzone uno ascolta la musica e l'altro interessano le parole, no? E dico: lei interessa non il senso delle parole, ma come le parole suonano, insomma, no? Quindi come quelli che uno ascolta la musica e l'altro le parole. E dice: ah sì, guarda, ci hai preso, tutto eccitato, tutto entusiasta, no? Si scaldava, dice: sì, ci hai preso, guarda, hai veramente capito, noi siamo proprio così. Lei mi dice: ah, ascolta le parole di sta cazzo, me ne frega le parole, io ascolto la musica, no? Fa il gesto così con la chitarra. Da dove viene quella metafora e che cos'è che dà a quella metafora quel potere di introdurre qualche cosa di nuovo? Perché poi di lì abbiamo continuato a parlarne, no? Lei mi fa, dice: sì, ma insomma, come faccio allora io a spiegargli di ascoltare le parole? E poi si ferma e dice: ah, no, ho capito, insomma, devo pensare che a lui piace la musica, a me le parole, no? E quindi poi abbiamo seguito le tracce di questa metafora per un bel po' di tempo. Che cos'è che ha dato questa, diciamo così, potenza alla metafora? Il fatto che questa metafora raccoglieva qualche cosa che aveva senso per loro. Ma forse, non so se loro hanno colto questo piano, ma secondo me questo piano ha operato in qualche modo, il fatto che quella metafora intrecciava qualche cosa che stava a cuore anche a me, no? Anch'io ho una passione per le chitarre, no? E quindi, come dire, ho potuto entrare in un certo modo dentro quella metafora, ho potuto parlare in un certo modo a loro della differenza tra ascoltare la musica e ascoltare le parole. È chiaro che questa roba qui non si può fare un catalogo, no? Questo dipende molto, davvero è proprio una forma di, come posso dire, affidarsi. No, non riesco a dirlo in un altro modo. È quanto di meno strategico esista, insomma, stare lì dentro col proprio corpo e la propria storia e lasciarli parlare e esporsi, no? C'è tutta questa storia sull'autosvelamento, quelli che ti dicono che è obbligatorio perché è molto democratico, quelli che ti dicono che è vietato, assolutamente no. No? Allora, io trovo che questo dibattito sulla cosiddetta self-disclosure sia palloso, no? Davvero, è insensato, non ha senso, cioè,
come dire, o è obbligatorio o è vietato. La questione è un'altra, è che noi stiamo là dentro col nostro corpo e non lo possiamo nascondere, no? Non scegliamo noi di svelarci, siamo svelati. E se no facciamo gli strategici. No, mi viene in mente, a proposito di quello che dicevo prima, no? Creazione e creatività, no? Gli schizofrenici sono, creano, i pubblicitari sono creativi, i marchettari sono creativi, no? Quelli che fanno le marchette sono i creativi, Io studio da creativo. studio da creativo, quindi è finalità cosciente Eh pura sì. per essere creativi. E c'è questo romanziere bellissimo italiano, Luciano Luciano Piacciano, Piacciano. che scrive questo bellissimo libro che si intitola La vita agra, no? Sì. E a un certo punto prende in giro i creativi, no? Perché lui si inventa, nel romanzo c'è questo tizio qui che alla fine per sopravvivere diventa un creativo e inventa questa parola virginiana, che è la parola per un cosmetico, che poi fa vendere da morire il cosmetico, per cui lui fa una carriera enorme dentro questa azienda, che era l'azienda che lui voleva far saltare per aria, perché lui non ha nati, che voleva far saltare per aria questa azienda, perché questa azienda aveva prodotto un sacco di morti perché possedeva delle miniere e non c'era sicurezza sul lavoro in un altro posto, e lui era d'accordo con un gruppo di anarchici di far saltare l'azienda. Poi invece viene assunto, ma viene assunto per studiare il modo di far saltare l'azienda, alla fine inventa questa parola virginiana, che Sì. diventa un creativo, Sì. l'azienda fa un sacco di profitti con questa parola virginiana e lui alla fine non riesce più a farla saltare questa azienda. Allora fa un regalo al padrone dell'azienda, gli fa un regalo a Capodanno. A Capodanno gli dice: adesso ti faccio saltare il doracchione, cioè l'azienda, che è un po' anche la metafora del grattacielo della regione Lombardia. Mi saltare il doracchione. A Capodanno, ci sono tutte le luci che si accendono e tutte le cose, cioè lui diventa un totale integrato, da apocalittico diventa un totale integrato, cioè diventa da creatore a creativo, fa un Sì. sacco di soldi e decide di imbrogliare la gente, perché sono questi, ma che tardi, no? Questa la lascio nella registrazione. Nella registrazione questa la lascio. Sì, e come no? Posso dire una cosa piccola ma a cui tengo molto? Dietro questo libro c'è una storia. Siccome io non credo che le metafore siano meno vere della realtà fisica, non penso che il virtuale sia meno vero della realtà concreta. Questo mi ha portato ormai quasi 3 anni fa a fondare una casa editrice che si chiama Durango Edizioni, che è quella che ha fatto questo libro. O dopo un po' di tempo, insomma, è entrata dentro un'altra società che si chiama La Cicloide, di un amico che qua qualcuno conosce, Felice Di Lernia di Trani, e seguiteci perché è una cosa nella quale ci stiamo divertendo tanto e secondo me ha più motivi di interesse. Cicloide è il contrario di schizoide. E all'inizio Durango Edizioni faceva ebook, infatti in prima battuta questo libro è uscito in versione ebook in tutti i formati che vi pare. Dopodiché l'abbiamo fatto di carta. Questa è una storia di metafore, perché un ebook magari è una metafora di un libro, ma anche questo libro è una metafora di un libro. Con Durango stiamo sperimentando una tecnologia che si chiama Print on Sale, che ci permette di fare i libri in modo ecologico e pulito, senza magazzino, senza trasporti, senza resi, eccetera. Se voi comprate questo libro online, qualcuno stampa la vostra copia e ve la manda a casa. E tutto questo con un costo che non ha, come dire, non è differente da una tiratura di 1.000 copie, insomma. Soltanto che non c'è qualcuno nello stesso momento che deve impegnare un magazzino per quelle 1.000 copie, la metà delle quali andranno al macero, probabilmente. Ecco, No, no, stavo scusa. pensando a questa cosa qui, no? Finalmente, diciamo, la realtà esiste, no? Sì. C'è tutto il dibattito di strategici che dicono che la realtà esiste, poi ci sono i conversazionalisti che dicono che la realtà non esiste, è una costruzione sociale. Noi diciamo che la realtà esiste, ma non è quella che voi pensate sia la realtà. La Noi realtà quelli che esiste, ma pensate, noi possiamo soltanto ma non è la possiamo realtà. Ma è conoscerla una solo metafora. attraverso metafore. Eh sì, o Forse è una metafora. forse è una metafora anche.
essa stessa. Proprio La realtà esiste probabilmente, ma non possiamo. No. Noi la conosciamo nella misura in cui abbiamo un corpo che la attraversa e ci dà delle buone immagini per conoscerla, ma quelle immagini lì non sono. Però non è una costruzione sociale. Non è una costruzione sociale, no. Sebbene, per esempio, in quella storia delle chitarre ci fosse molto di sociale, perché aveva a che fare con, insomma, la condivisione di qualche cosa. Sì. No, così meglio, perché è il libro e poi il budget è stato molto vivo, molto bello. Grazie. In realtà fare questo libro è stato un lavoro lungo, ma nello stesso tempo molto breve, nel senso che a un certo punto ho semplicemente assemblato 7 anni di slide di cose che avevo fatto in giro per le sedi del centro milanese e non solo, insomma, no? Quindi è stato bello vedere le slide dell'inizio e quelle della fine, quanto erano cambiate, no? E quanto anche, insomma, io stesso ho cambiato idea strada facendo. E come anche quest'idea di metafora non finalizzata e non strategica sia cresciuta piano piano. E, diciamo, il libro l'ho buttato giù in 20 giorni, ma il materiale che c'è dentro è cresciuto nell'arco di un po' di anni. Sono veramente felice di questo libro, tanto che avevo deciso che non avrei scritto più niente dopo di questo, quindi compratelo almeno per incoraggiarmi a tenere fede al proposito. Bene, allora concludiamo facendo vedere anche. Sì, lo inquadriamo. Qui. Sì, probabilmente lo sta inquadrando, anche se non abbiamo modo di saperlo. Sì, ecco, Durango Edizioni, Corpi che parlano, psicoterapia e metafora. Il sottotitolo era necessario, se no non si capiva di che si parlasse. Scusate, posso dire una cosa, perché c'è una presenza qua stasera di cui sono felicissimo. C'è Anna Anzani del Politecnico. Allora, con Anna Anzani ci conosciamo da qualche anno e stiamo mescolando le idee in un modo, come dire, che mi dà un piacere indescrivibile. Anna Anzani è una persona che si occupa di luoghi, di posti, di spazi dove le persone vivono, e è artefice di un incontro che è fruttuosissimo tra gente che si occupa di quelle cose, di spazi, di luoghi, architetti, designer, eccetera, eccetera, e noi altri, e psicologi. E da anni ormai stiamo ragionando insieme su come gli spazi, in qualche modo metaforicamente, hanno a che fare, come dire, gli spazi di fuori hanno a che fare con gli spazi di dentro, insomma, ecco. La dico malissimo, la banalizzo molto, ma in realtà in questo momento c'è un libro molto voluminoso che viene da un convegno che ha organizzato Anna, dove c'ero anch'io e dove c'erano un sacco di persone di vostra conoscenza, che si chiamava Memoria, Bellezza e Transdisciplinarietà, che era un convegno dedicato a una figura di architetto che era Roberto Pane, era uno che questa roba qui l'aveva capita un sacco di tempo fa e che si era messo a studiare Jung da architetto. E quindi noi sulle orme di questa grande persona stiamo cercando di mescolare saperi. Come? Gli architetti. Se posso aggiungere, un architetto napoletano, peraltro, anche questo secondo me non è indifferente. La cosa bella forse è proprio questa sua capacità di veder ricciolarsi confini disciplinari. Sì. Oggi stiamo cercando di comprendere, ma l'università è molto difficile. Ma una cosa molto carina è che, vabbè, io insegno all'interno di un laboratorio che non ho, di cui non sono capofila, di cui è capofila un mio collega più anziano, è un laboratorio di design degli interni, in cui invitiamo gli studenti, e vabbè, io vengo da Restauro, però insegno nella scuola di design. Quindi cerchiamo di mettere insieme la memoria legata al restauro con l'innovazione del design e invitiamo gli studenti a progettare degli spazi, a riutilizzare degli spazi esistenti, gli edifici esistenti. La cosa divertente è che la prima metà del laboratorio, durante la prima metà del laboratorio, i gruppi di studenti sono invitati a scegliere la propria metafora con cui interpretare gli avanzi, prima di aver visto il caso studio su cui faranno il progetto. Adesso Ada Piselli, che conoscete, che non ti ha raccontato un po' di cose, l'ultima volta ha parlato del tuo libro, ha raccontato un po' di cose
E io trovo che ci siano veramente delle connessioni straordinarie tra quello che facciamo noi come terapeuti e quello che fate voi come gente che cura gli spazi, no? Questo ce lo siamo raccontato in quel convegno, si trova su quel libro, ma per esempio una cosa che ci unisce è l'attenzione alla storia delle persone. È una questione di attenzione, tutte le implicazioni etiche dell'attenzione alla storia e alla voce delle persone. Ecco, io trovo che fra la terapia e la tua disciplina ci sia una questione di strutture metaforiche astratte, una corrispondenza fra strutture metaforiche astratte, perché in fondo tutti quanti ci occupiamo, tutte e due ci occupiamo di spazi. C'era forse un'altra. Ecco, sì, domanda. Sì, infatti, c'era una mia esperienza. Sì, un'osservazione riguardo sempre al discorso che stavamo facendo su pensiero e incarnato, che io penso che il pensiero è corpo, in quanto non esisterebbe il pensiero se non avessimo un corpo dentro al quale produrlo. E anche quello che è stato superato da poco dalla fisica quantistica, che l'atomo diventa corpuscolo solo se osservato. È sempre riguardo appunto questo aspetto che la realtà è tale solo perché la stiamo illuminando con i nostri occhi. Che c'è qualcuno che c'entra in relazione, esatto, qualcuno che la guarda. Esatto, non esiste niente di assoluto, il tipo mentale, ma le due cose sono strettamente interconnesse perché sì. La mente produce quasi. Hai detto che le metafore non vanno riutilizzate, nel senso che in terapia magari vengono bene una volta, ma poi non possono essere utilizzate come finalità cosciente. Di volte ci sono rimasta quasi male perché dicevo, cavolo, mi è venuto così bene, non posso più usarlo, no? Mi piacerebbe rivendermela. Allora ho pensato, quando è che magari si potrebbero riutilizzare? Solo quando mente e corpo dovessero tornare a essere di nuovo in quella stessa sintonia, il che è praticamente impossibile, anche solo per una questione tempo-spazio. Perché sono venuti in mente, per le strategie personali, le variazioni in musica. Io faccio sì. Musica antica, e è impensabile fare un pezzo di alcuni tipi senza variazioni, sì. Ma le variazioni dovevano essere per forza sempre diverse. Non c'era l'idea del CD che abbiamo oggi, in cui imitare è anche imitare la variazione devi sentirla. E soprattutto non esistono dei trucchetti, infatti c'è un bellissimo manuale degli inizi del Cinquecento, in cui nella prefazione dicono: guardate, questo manuale è per chi non ha doti naturali, tipo me. Quindi io lo scrivo per chi è tonto e per le suore che stanno di lui. Questo è molto pertinente. Se cercate in giro, trovate la roba mia dove parlo di Boscolo e Cecchin come due jazzisti, praticamente. L'ho raccolta in un ebook che mi sono autoprodotto e che appunto si scarica gratuitamente. Io all'inizio ho parlato della storia della sistemica come una storia di grandi uomini, eccetera. Ho detto grandi uomini pensando a Boscolo e Cecchin, però mi viene in mente ancora anche una grande donna che era Mara Selvini. E io dico sempre che in fondo l'atto di nascita della terapia sistemica è il giorno in cui Mara Selvini ha deciso che l'anoressia non si chiamava più anoressia ma si chiamava sciopero della fame, no? È il giorno in cui ha istituito questa metafora. Adesso no. Avendo lavorato con bambini che hanno problemi di apprendimento, sì. Per esempio un bambino che non ha senso di spazio e tempo non può fare la matematica e di star pubblico. Allora la matematica è una metafora. Per esempio una cosa che mi sono sentito ripetere spesso, no, è quella cosa che i bambini imparano la matematica gattonando. Imparare la matematica passa attraverso una esperienza fisica e muscolare delle distanze. A un certo punto c'è stato un signore che si chiamava Immanuel Kant che ha inventato lo spazio e il tempo così come li concepiamo in Occidente. Sì. Prima c'era un signore che si chiamava Spinoza che negava assolutamente che lo spazio e il tempo fossero quello che Immanuel Kant ha inventato, no? Perché non pensava che ci fosse un soggetto trascendentale, che ci fosse un corpo che si muove nello spazio. Sì. Che nel muoversi il corpo costruisce lo spazio. Sì. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.